L'altra faccia del carnevale, Barbara Romano. Il carnevale mette di buon umore, ma qualche volta può riservare anche brutti scherzi. Ecco i rischi più frequenti. Infiammabilità di costumi e parrucche. Dovrebbero essere ignifughi o trattati con ritardanti di fiamma. E invece, questo è ciò che può succedere se non si fa attenzione a cosa si compra. Dobbiamo avere la certezza che il giocattolo acquistato abbia ben impresso il marchio CE. È ben visibile, indelebile. E questo marchio garantisce che il produttore l'ha sottoposto a degli specifici test di infiammabilità del prodotto, ci assicura che non corrono rischi chimici, fisici, elettrici, di radioattività, di igiene. Se il marchio CE e le relative avvertenze non sono presenti su mascherine e make-up, ecco cosa possono rilasciare sulla pelle. Le sostanze che più frequentemente danno reazione allergica sono sicuramente i metalli, quali nickel, cromo, cobalto. Può anche capitare che siano presenti sostanze di tipo tossico, quali il cadmio e il cromo. Le parti del volto più a rischio sicuramente sono due, le palpebre e le labbra, sicuramente un make-up temporaneo, ma se si verifica una cicatrice può essere definitiva. Dottoressa Stallone.